Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei, il ruolo delle associazioni di volontariato. Questo è il nostro quarto ed ultimo incontro online del ciclo dedicato alla semplificazione amministrativa in materia di sicurezza negli appalti pubblici. Sono Paola Priani del Formez e do il benvenuto anche al nostro Domenico, dottor Domenico Giannetta, che come potete vedere è già presente qui con noi. Dottor Domenico Giannetta, comandante della Polizia Locale ed esperto di protezione civile e sportello unico, attività produttive, specialista in organizzazione e gestione della sicurezza urbana e consulor per la reingegnerizzazione della pubblica amministrazione. Al breve, come al solito, passerò la parola non prima di avervi raccontato qualcosa di questo ciclo che ci ha visto insieme dal mese di febbraio. Allora, questo webinar, come dicevo prima, chiude questo percorso di aggiornamento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa nell'ambito della sicurezza degli spettacoli pubblici. È stato svolto insieme con la collaborazione del Centro di Competenza della Regione Friuli Venezia Giulia e fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Il progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, che è stato affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ripercorriamo insieme il percorso che abbiamo svolto, che è iniziato il 5 febbraio con il webinar nel quale ci siamo focalizzati sugli attori e le procedure amministrative. Il 13 febbraio abbiamo parlato dei fattori di rischio e degli accorgimenti. Il 25 febbraio della procedura sanzionatoria e oggi parleremo del ruolo delle associazioni di volontariato. Nell'ambito del nostro progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione abbiamo svolto diversi webinar e seminari, 26 webinar e 34 seminari. Le tematiche sono state tantissime. Siamo andati dalla conferenza dei servizi alla SCIA, SUA e SUE, modulistica unificata e standardizzata, imprese, edilizia, ambiente, commercio, notifica sanitaria, spettacoli e trattenimenti pubblici. Tutti questi eventi li potete trovare nel nodo di eventi PA 17455 e avete proprio tutti i link a tutti i webinar e seminari che si sono svolti dall'inizio del progetto. I dati dall'inizio del progetto fino al 31 ottobre vedono che i seminari sono stati seguiti da 4.435 partecipanti, mentre 4.875 sono stati i partecipanti ai nostri webinar, ma vi posso dire che i numeri si stanno alzando notevolmente perché già con questo ciclo abbiamo superato le 1.000 unità. Questi webinar sono stati, i dati dei webinar sono stati analizzati per poter vedere il numero dei partecipanti dalle regioni di provenienza e anche il ruolo che tutti voi svolgete giornalmente nei vostri uffici. Nell'ambito di questo progetto è nata anche reteitaliasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale, delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, di tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Vi è dedicata alla messa in rete e alla condivisione delle competenze sull'attuazione degli interventi di semplificazione. La rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA, sempre nell'ambito del progetto PON Governance, progetti della Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Qui potete trovare le aree di lavoro. E in più potete trovare i servizi della piattaforma con delle guide e le FAQ, chiedi all'helpdesk e poi un riferimento a tutti i webinar e i seminari che si sono svolti fino adesso. Andiamo al programma di oggi, che è rivolto, come tutti gli altri webinar di questo percorso, al personale delle amministrazioni, degli sportelli SUAP e tutti coloro che sono interessati a queste tematiche trattate. Dopo la mia accoglienza ci sarà l'intervento del dottor Domenico Giannetta e dalle 11 in poi avremo il tempo per rispondere alle domande che voi porrete in chat e che io riporterò. Andiamo a vedere quali sono gli argomenti che tratteremo. L'inquadramento giuridico delle associazioni di volontariato, il ruolo delle associazioni di volontariato e di protezione civile, le manifestazioni pubbliche, precisazione sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile, partecipazione dell'organizzazione di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, partecipazione dell'organizzazione di volontariato in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, attività che possono essere svolte dall'organizzazione di volontariato di protezione civile, attività che non possono essere svolte, l'intervento dell'organizzazione di volontariato a supporto delle autorità preposte ai servizi della Polizia Stradale,
eventi a rilevante impatto locale, concessione del patrocinio da parte del comune, eventi organizzati da associazioni senza scopo di lucro. Come tutti i webinar, abbiamo a disposizione la nostra chat in cui voi potete riportare le vostre domande. Come dicevo prima, poi saranno riportate al docente e le risposte saranno date nell'ultima parte del nostro incontro online. E come tutti i nostri eventi, la registrazione e le slide saranno pubblicate da questo pomeriggio nel nodo 180523. Ricordo che per l'attestazione occorre partecipare almeno al 20% dell'attività online e occorre essere iscritti sia a DFP Out che ad eventi PA. A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi buon lavoro e passare la parola al nostro relatore. Prego, dottor Giannetta, a lei la parola. Ok, grazie, buongiorno a tutti, grazie alla dottoressa Pirani. Naturalmente arriviamo oggi all'ultimo di questo ciclo di eventi, come ci diceva la dottoressa Pirani, dove noi andremo a trattare questa parte relativa al ruolo delle associazioni di volontariato nell'ambito degli eventi di pubbliche manifestazioni, così come li abbiamo affrontati in questi webinar precedenti. Allora, dobbiamo partire, a mio avviso, da alcune domande a cui dobbiamo cercare di dare risposta, ossia se è possibile l'utilizzo dei volontari nella gestione della viabilità per quanto riguarda gli eventi, e il Ministero, il Dipartimento della Protezione Civile, già a partire dal 2009, confermato nel 2016 e poi riconfermato nel 2018, ci fa un'analisi e naturalmente la risposta non può che essere negativa, ma vedremo esattamente perché. Soprattutto poi mi pongo un'altra domanda: ma c'è una norma che vieta al privato cittadino, in una situazione di criticità rispetto alla viabilità, di intervenire e quindi dare delle informazioni alle persone che transitano lungo quella strada? Assolutamente no, anzi è un dovere civico di ogni Dottor cittadino. Giannetta, mi scusi, intervengo se può alzare un pochino la voce. Ok, grazie. Quindi naturalmente questo è un dovere civico di ogni cittadino, intervenire qualora ci siano delle criticità e quindi rendersi parte attiva rispetto a quella determinata criticità, che può andare dalla viabilità oppure portare assistenza a delle persone. Quindi è possibile impiegare i volontari per fornire delle informazioni? Sicuramente sì, vedremo con quali limiti. Allora, se parliamo di volontariato, dobbiamo cercare, come abbiamo fatto anche nei webinar precedenti, di cercare di tracciare quello che è l'inquadramento giuridico. Allora, se parliamo di inquadramento giuridico nell'ambito del volontariato, di questo famoso terzo settore, che tanto strategico è oggi per la pubblica amministrazione, dobbiamo innanzitutto partire dal decreto legislativo 117 del 3 luglio del 2017. In buona sostanza, con questo decreto legislativo si va a legiferare nell'ambito del terzo settore, e la finalità di questo intervento qual è? Quello di sostenere l'iniziativa autonoma di vari cittadini che concorrono a creare le migliori condizioni di socialità all'interno della comunità, quindi quel bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione, di protezione sociale, favorendo quindi la partecipazione e l'inclusione delle persone, per andare a valorizzare e quindi potenziare la crescita e l'occupazione lavorativa. In buona sostanza, questo decreto prevede il riordino dell'intera materia per quanto riguarda il terzo settore. Tra i principi generali viene riconosciuto il valore, la funzione sociale di tutti questi enti del terzo settore, dell'associazionismo in genere, dell'attività di volontariato come espressione quindi di partecipazione alla vita sociale, ma anche di solidarietà e quindi di pluralismo. Viene promosso quindi, per salvaguardare la spontaneità delle varie
forme di collaborazione anche tra Stato ed enti locali. Allora, chi sono gli enti del terzo settore? Gli enti del terzo settore non sono altro che le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione, le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, e quindi anche le fondazioni. Non sono invece enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali, quindi di rappresentanza delle categorie economiche, e quindi le associazioni dei datori di lavoro. Nell'ambito di questo decreto legislativo vengono indicate quelle che sono le attività di interesse generale del terzo settore, e quindi vengono indicate quelle attività delle prestazioni sanitarie, prestazioni socio-assistenziali, di educazione, di formazione, piuttosto che interventi di valorizzazione, di tutela del patrimonio, di formazione universitaria e post-universitaria, di gestione di attività culturali, di organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, di formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, servizi strumentali nell'ambito del terzo settore, ma anche attività commerciali, produttive, di promozione di rappresentanza, di concessione di licenza per quanto riguarda i marchi, di reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e quindi delle persone. Si prevedono poi delle attività di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti, di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di beneficenza, di sostegno a distanza di prodotti alimentari, di promozione della cultura, della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. Promozione e tutela dei diritti umani, cura e protezione la cura di tutte quelle procedure di adozione internazionale, la riqualificazione di quelli che sono i beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Quindi tutta questa serie di attività afferiscono ad attività che possono essere svolte dagli enti del terzo settore, e questi enti del terzo settore, l'articolo 6 del decreto legislativo prevede che possono esercitare anche delle attività diverse da quelle indicate nell'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e siano secondari e strumentali rispetto all'interesse generale. Per quanto riguarda il sostentamento, è possibile finanziare le proprie attività attraverso la raccolta di fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante la sollecitazione al pubblico attraverso la cessione e l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi quelli dei volontari dipendenti, nel rispetto dei principi che sono quelli della verità, della trasparenza e della correttezza nei rapporti con i sostenitori e il relativo pubblico. Il patrimonio, questo ente del terzo settore potrà avere un proprio patrimonio, utilizzato per lo svolgimento delle attività indicate all'interno dello statuto, come disciplinate dall'articolo 5 e dall'articolo 6 del decreto legislativo, ai fini esclusivamente del perseguimento di quelle che sono finalità civiche, finalità solidaristiche di utilità sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utile, di avanzi di gestione, di fondi di riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. Per quanto riguarda questo ente del terzo settore, è previsto un registro unico a livello nazionale dove gli enti che esercitano la propria attività
devono andarsi ad iscrivere. Oltre che nel registro nazionale del terzo settore, gli enti possono esercitare anche un'attività esclusivamente o prevalentemente in forma commerciale e quindi in questo caso questo ente è assoggettato anche all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto riguarda questo registro nazionale del terzo settore, è istituito e tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ma abbiamo parlato dello statuto, abbiamo parlato dell'atto costitutivo, quali sono i libri obbligatori? Li troviamo all'interno dell'articolo 15, dove si parla dei libri degli associati e degli aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e di altri eventuali organi sociali. L'articolo 17 è l'articolo molto importante, il quale ci dice che agli enti del terzo settore possono avvalersi di guidi volontari nello svolgimento delle proprie attività e non sono tenuti a iscrivere e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Nel comma 2 abbiamo la definizione di volontario, ossia quella persona che per sua libera scelta svolge un'attività in favore della comunità, del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità per andare a promuovere risposte ai bisogni delle persone, della comunità nella quale opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Quindi la definizione del volontario nell'ambito del terzo settore la troviamo all'interno dell'articolo 17,2 del decreto legislativo 117 del 2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono però essere rimborsate quelle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività prestata entro limiti massimi alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente e sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Queste spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione. Quando parliamo di autocertificazione, parliamo di DPR 445 del 2000, in particolare dell'articolo 46. Queste possono essere autocertificate purché non vanno a superare l'importo di euro 10 giornalieri ed euro 150 mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività per le quali è ammesso tale tipologia di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto subordinato autonomo o ogni altro tipo di rapporto retribuito con l'ente con cui il volontario è socio o associato e per il quale svolge la propria attività. Ai fini del decreto legislativo non si considera volontario l'associato che occasionalmente vada a coadiuvare gli organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni. I lavoratori subordinati che intendono svolgere l'attività di volontario in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire di forme flessibili di orario di lavoro nelle turnazioni previste dai contratti collettivi nazionali, compatibilmente con quella che è l'organizzazione aziendale. Quindi abbiamo una sorta di tutela di questo soggetto che va a svolgere la propria attività. La tutela la troviamo anche nell'articolo 18, dove si prevede l'assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie nello svolgimento di queste attività e soprattutto una responsabilità civile verso terzi. E questa copertura assicurativa è l'elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del terzo settore, le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione. L'articolo 32 ci parla dell'organizzazione di questi enti del terzo settore, costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta da un numero non inferiore a 7 persone o a 3 organizzazioni di volontariato. Naturalmente, se ci sono successivamente delle modifiche, queste dovranno essere apportate in sede di variazione. La denominazione sociale
deve indicare l'indicazione di organizzazione di volontariato anche con l'acronimo ONDV, cioè l'indicazione di volontariato, ovvero di parole, locuzioni, equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi di quelle, di tali, diversi da tali organizzazioni. Fatta questa panoramica generale su quella che è la normativa del terzo settore, allora quali sono le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono intervenute su questa tematica? Beh, abbiamo la prima circolare del 2009, una seconda circolare nel 2016, poi il 6 agosto 2018 e un'altra circolare del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2019. Allora, già nella circolare del 2009, la circolare del 10 marzo 2009, il Dipartimento della Protezione Civile, naturalmente prendendo spunto da precedenti circolari del 2006, del 2006, 2007 e del 2008, afferma che richiama quel principio già affermato per cui l'azione del volontariato di protezione civile deve trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere soltanto in quelli che sono scenari di rischio di protezione civile. E pertanto una partecipazione di questa associazione di volontariato potrà avvenire ad eventi che non sono scenario di rischio di protezione civile sotto forma di partecipazione libera nel rispetto dei principi garantiti dalla Carta Costituzionale, quindi di libertà di pensiero e di associazione. Tra l'altro, già nel 2009 ci diceva che nel momento in cui ci sia questa partecipazione del volontario in maniera spontanea ad attività che vanno a preservare la sicurezza urbana, ovvero ad impedire situazioni di disagio sociale, non potevano essere utilizzati uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile. E inoltre si faceva un altro passaggio, laddove si diceva che nel momento in cui venivano alla luce l'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi, nonché di mezzi e di attrezzature destinate a finalità di protezione civile per eventi che non erano di protezione civile, ciò comporterà l'avvio della procedura di cancellazione dell'organizzazione interessata dai predetti elenchi regionali, con le conseguenze iniziative per l'accertamento delle responsabilità e per naturalmente l'utilizzo improprio di risorse strumentali e finanziarie che sono state finanziate dallo Stato, dagli altri enti pubblici per una finalità ben precisa e quindi con la segnalazione alla competente autorità giudiziaria per andare a valutare questi comportamenti. Inoltre, dobbiamo ricordare il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 5 ottobre del 2009, con questo decreto, il quale titola disposizioni in materia di utilizzo di dispositivi di illuminazione visiva di cui possono essere dotati i veicoli di protezione civile. Naturalmente, all'articolo 1 prevede la possibilità di dotare i veicoli utilizzati per i servizi di protezione civile di quei dispositivi supplementari di allarme da poter utilizzare in situazioni di emergenza. L'articolo 2 ci parla dell'immatricolazione di questi veicoli con tali dispositivi, pertanto il veicolo dovrà essere immatricolato esattamente con tali dispositivi. Se questi dispositivi vengono posizionati in un momento successivo, dovrà essere sottoposto a relativa immatricolazione. Ma l'articolo 3 poi ci parla delle condizioni per l'utilizzo di tali dispositivi e naturalmente nell'ambito di tali condizioni questi dispositivi potranno essere utilizzati soltanto dei veicoli appositamente omologati. L'intervento delle organizzazioni di volontariato dovrà essere richiesto da parte dell'autorità competente in materia di protezione civile e devono ricorrere le condizioni di urgenza. Al decreto ministeriale è allegato anche la dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal conducente di tale veicolo, il quale dovrà dare atto che in quel determinato momento è stato attivato in un servizio di emergenza e dovrà indicare l'autorità che lo ha attivato. Tale dichiarazione dovrà essere fatta sotto forma
di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 dovrà essere naturalmente tenuta a bordo del veicolo ed esibita agli organi preposti al controllo. E allora alla circolare del 2009 segue nel 24 giugno del 2016 un'altra circolare, sempre della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con questa circolare si va ad analizzare in maniera più concreta la possibilità per il volontario di fare attività legate alla viabilità e alla gestione del traffico. Se parliamo di viabilità, di gestione del traffico, parliamo di servizi di polizia stradale. Sappiamo che i servizi di polizia stradale sono chiaramente elencati nell'ambito dell'articolo 11 del codice della strada, come prevenzione e accertamento delle violazioni, rilevazione degli incidenti, tutela e controllo della strada, e gli organi preposti all'effettuazione dei servizi di polizia stradale sono elencati all'interno dell'articolo 12 del codice della strada. All'interno di questo articolo noi troviamo le forze di polizia nazionale, le forze di polizia locale, ma non troviamo naturalmente i volontari di protezione civile o le associazioni di volontariato in genere. Allora, naturalmente, cosa potranno fare questi volontari quando vengono impiegati in tali attività? Bisogna fare riferimento al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio del 2012, che tratta appunto delle attività di volontariato, e ci dice che questi soggetti potranno fare informazione alla popolazione e presidio del territorio. La circolare continua dicendo che naturalmente in occasione di eventi o circostanze che a giudizio delle autorità preposte allo svolgimento dei servizi di polizia stradale possono richiedere l'esigenza di un supporto da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, anche in assenza di rischi specifici di protezione civile, tale autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle organizzazioni. Pertanto si dava la possibilità a coloro che erano deputati ai servizi di polizia stradale a utilizzare i volontari nell'ambito anche di scenari di rischi che non erano di protezione civile. Ma per quali funzioni potevano essere utilizzati i volontari? Solo ed esclusivamente per informazioni solo ed esclusivamente per informazione alla popolazione e presidio del territorio. Ci diceva la circolare del 2016 è tassativamente vietato attività di viabilità svolta da parte di questi soggetti, e soprattutto è tassativamente vietato l'utilizzo di paletti, di digitraffico, di altri segnali distintivi in uso alle forze di polizia o alle forze dell'ordine, che possono comunque ingenerare un equivoco nella popolazione interessata. Alla circolare del 2016 veniva allegato un allegato A1 all'interno del quale si andavano ad evidenziare che cosa? Quelli che erano scenari di rischio di protezione civile, quindi eventi atmosferici, rischio idrogeologico, rischio idrogeologico, alluvioni, frane, scenario sismico, rischio vulcanico, incendio boschivo, scenario di rischio chimico, industriale o nucleare, scenario di rischio ambientale, igienico-sanitario nell'ambito della comunità, uno scenario di rischio caratterizzato invece dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, e quindi quali erano le attività che possono essere svolte da queste attività? Li troviamo nel punto 2 della circolare, dove si dice che questi volontari comunque possono svolgere soltanto quelle attività specificamente a loro assegnate, che sono assistenza alla popolazione, attività socioassistenziale, informazione alla popolazione, logistica, assistenza sanitaria, l'uso di attrezzature speciali, la conduzione di mezzi speciali, la predisposizione di pasti per la somministrazione, la prevenzione per quanto riguarda l'incendio boschivo, il presidio del territorio, l'attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico, le attività formative, le attività subacquee, le attività cinofile. Quindi, in buona sostanza, con la circolare del 2009 prima e del 2016 dopo, si fa chiarezza su quelli che sono i compiti, soprattutto gli scenari dove può essere utilizzato il volontario di protezione civile. E si fa un'altra analisi, naturalmente,
dice il capo della Protezione Civile, lo svolgimento di attività diverse da quelle che sono previste dalla norma importa la radiazione dai registri e dagli albi e in taluni casi un'eventuale denuncia per violazione degli articoli 316 bis e 300 e 498 del codice penale. Cosa ci dice l'articolo 316 bis? Chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico dei contributi, delle sovvenzioni, dei finanziamenti destinati a favorire delle iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse e non li destina a tale finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Facciamo l'esempio, naturalmente abbiamo il modulo antincendio che è stato finanziato per far fronte agli incendi boschivi, quel modulo antincendio non potrà essere utilizzato per altre finalità. Articolo 498 del codice penale, il quale ci dice, fuori dai casi previsti dall'articolo 497 ter, chiunque abusa in porta in pubblico abusivamente la divisa, segni distintivi di un ufficio, di un pubblico impiego, di un corpo diplomatico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro. Arriva quindi per quanto riguarda il Dipartimento di Protezione Civile, si preoccupa poi di sottolineare l'assoluto divieto di svolgere funzioni di polizia stradale, per arrivare alla circolare del 6 agosto del 2018 che tratta espressamente delle manifestazioni pubbliche con precisazione sull'attivazione del volontariato di protezione civile. E cosa ci dice questa circolare? Innanzitutto ci dice questa circolare si tende di dare delle indicazioni unitarie rispetto all'attività a farsi. E si fa riferimento, se parliamo di protezione civile, dobbiamo parlare del decreto legislativo 1 del 2018, cioè il codice, il nuovo codice della protezione civile, e ci dice esattamente che all'articolo 16 non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile, per poter essere poi affrontati con una determinata organizzazione. Tuttavia, ci dice lo stesso articolo che in occasione di questi eventi le articolazioni territoriali delle componenti del servizio di protezione civile possono assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione su richiesta delle autorità di protezione civile anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni a tutela del cittadino. E quindi in caso di una pubblica manifestazione noi possiamo avere l'impiego anche del volontario di protezione civile, non in uno scenario di rischio di protezione civile, con la finalità sola ed esclusiva di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione. Quindi questo volontario potrà essere utilizzato in due diverse modalità. La partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di rischi di protezione civile, la partecipazione alla sagra, la partecipazione al concerto musicale e la partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti riconducibili a scenari di rischi di protezione civile. Per quanto riguarda la partecipazione delle organizzazioni in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, in questo caso il volontario potrà legittimamente svolgere le attività richieste dagli organizzatori, a condizione che questa partecipazione di questo soggetto e di questa struttura sia prevista all'interno del proprio statuto e soprattutto siano compatibili, quindi e coerenti, dice la circolare, con l'oggetto associativo statutariamente definito. Per quanto riguarda i gruppi comunali di protezione civile, nelle more dell'adozione di una direttiva specifica, ove si ritenessero soddisfatti
i requisiti per procedere ai sensi del successivo paragrafo, cioè come scenario di rischio di protezione civile, tali condizioni dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell'amministrazione comunale, perché il gruppo comunale di protezione civile è una diramazione dell'amministrazione comunale, quindi ai fini dell'impiego dei mezzi a quest'ultima assegnati. L'organizzazione, quindi in questo caso, non trattandosi di attività riconducibili alla protezione civile, è esclusa in questi casi l'attivazione delle organizzazioni e quindi l'applicazione di quelli che sono i benefici previsti dal codice di protezione civile, in particolare l'articolo 39 e l'articolo 40. Che dice l'articolo 39? Ci parla della partecipazione dei volontari di protezione civile, dove si prevede che il datore di lavoro è tenuto a consentire per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 al volontario il mantenimento del posto di lavoro, il mantenimento del trattamento economico, la relativa copertura assicurativa. Quindi il lavoratore, il volontario che non partecipa a scenari di rischio di protezione civile non ha queste tutele previste dall'articolo 39, come non ha le stesse tutele previste dall'articolo 40, cioè che è l'articolo con il quale si prevede il rimborso delle spese necessarie nei limiti delle spese necessarie sostenute per questa tipologia di attività, ma soprattutto si prevede le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro 2 anni successivi alla conclusione dell'intervento e dell'attività. Pertanto questi benefici non potranno essere utilizzati dal volontario e dalla struttura di volontariato di protezione civile quando non interviene in uno scenario di rischio di protezione civile. Naturalmente è facoltà, facoltà quindi di poter utilizzare la collaborazione di queste strutture nell'ambito delle manifestazioni pubbliche, a condizioni quindi che i mezzi non siano mezzi a destinazione specifica per scenari di rischi di protezione civile, a condizioni che siano attivate le necessarie coperture assicurative. In questo contesto, dice poi la circolare, potrà essere utilizzato questo volontario e inoltre escluso l'utilizzo di loghi, di stemmi, di emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari potranno indossare delle pettorine o idonei abiti eventualmente forniti dall'organizzatore dell'evento, in modo che vengano comunque individuati come dei soggetti addetti alla sicurezza di quell'evento. L'eventuale partecipazione a titolo individuale e non quindi come associazione per andare a svolgere l'attività di operatore di sicurezza da parte degli organizzatori deve seguire quelle che sono le linee guida del Ministero dell'Interno diramate con la direttiva del 18 luglio del 2018. L'altra variante è che il soggetto possa partecipare ad attività di protezione civile quindi come struttura del servizio di protezione civile nazionale. In questo caso c'è bisogno che affinché possa essere utilizzata come struttura di protezione civile, quell'evento venga dichiarato a rilevante impatto locale secondo quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 novembre del 2012. Naturalmente, a condizione che poi, per quanto riguarda i volontari utilizzati, venga rispettato quello che è il disposto del decreto legislativo 81 del 2008 che prevede la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche in questo caso, naturalmente, ci dovrà essere l'attivazione del gruppo di protezione civile e quindi il persistere dei benefici di quell'articolo 39 e all'articolo 40 che abbiamo visto prima. In questo caso, quindi, c'è bisogno di attivare il piano di protezione civile comunale, secondo che potrà essere attivato in tutte le attività oppure soltanto in alcune di queste attività. Ma quali sono le attività, i compiti che i volontari potranno svolgere? I volontari potranno solo ed esclusivamente fare supporto organizzativo all'evento, attività socio-assistenziali, attività di soccorso sanitario, predisposizione e somministrazione di pasti,
informazione alla popolazione, quindi quelle che sono le attività proprie del volontario di protezione civile, che dovrà essere munito dei relativi dispositivi di protezione individuale rispetto all'evento, non potrà mai svolgere, ci dice la circolare, attività di controllo del territorio, tra i quali in particolare servizi di controllo agli ingressi ai luoghi di pubblico spettacolo, non potrà mai svolgere servizi di vigilanza e di osservazione, protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, non potrà svolgere controlli nelle aree di rispetto o di prefiltraggio, gli è impedito l'adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli attraverso l'interdizione dei percorsi di accesso. Il volontario non potrà mai svolgere servizi di polizia stradale, come indicati nell'articolo 11 e nell'articolo 12 del codice, della strada, come già ci aveva detto lo stesso, Dipartimento di Protezione Civile con la circolare del, 2016, dove aveva analizzato le varie tipologie di funzioni. Abbiamo parlato allora di un evento a rilevante impatto locale. Come abbiamo detto che questo evento a rilevante impatto locale fa riferimento alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2012, la quale ci dice che la realizzazione di un evento che, seppur circoscritto al territorio di un solo comune o di sue parti, possa comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone, ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, possono richiedere l'attivazione a livello comunale del piano di protezione civile con l'attivazione di tutte o soltanto di alcune delle funzioni in esso previste. Quindi c'è bisogno che venga individuato attraverso un regolamento, attraverso un atto deliberativo della giunta comunale, quelli che sono gli eventi a rilevante impatto locale per i quali andiamo ad attivare il piano di protezione civile comunale e quindi le strutture di protezione civile in tutte le sue funzioni o soltanto in alcune di queste funzioni. Il 14 agosto del 2018 il Ministero dell'Interno, il dottor Piantedosi, in virtù della circolare che abbiamo poc'anzi visto, arriva sull'argomento e ci dice che naturalmente tratta la materia per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza pubblica, fa riferimento all'articolo 16 del codice della protezione civile, chiarendo che l'impiego del volontario nell'ambito delle manifestazioni può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, non potendo quindi svolgere servizi di ordine e di tutela della sicurezza pubblica. Ci dice poi che il volontario non può intervenire nel quadro delle indicazioni della direttiva del 18 luglio del 2018, e pensiamo agli operatori appositamente formati, secondo due distinte modalità: la partecipazione ad eventi non riconducibili a scenari di rischio di protezione civile, e ci dice il Ministero dell'Interno, in questo caso il volontario non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, emblemi e stemmi riconducibili alla protezione civile, non potrà far uso di quelli che sono i benefici dell'articolo 39 e dell'articolo 40, potrà in questa ipotesi, nell'ipotesi in cui partecipa a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come operatori della sicurezza da parte degli organizzatori. Nel caso in cui ci sia un evento di protezione civile, questo soggetto deve abbandonare questa sua attività per dare priorità a quella che è di protezione civile. Per quanto riguarda la partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in questi casi è possibile soltanto per eventi a rilevante impatto locale, come chiarito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 novembre del 2012. In questa ipotesi, all'organizzazione e ai singoli volontari potranno essere concessi i benefici di cui all'articolo 39 e all'articolo 40 che abbiamo poc'anzi visto. Le indicazioni diramate dal Dipartimento della Protezione Civile specificano ulteriormente, nel quadro suo esposto, che le organizzazioni di volontariato possono svolgere solo ed esclusivamente attività
amministrative, di supporto socio-assistenziale, di soccorso, di assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione di pasti, di informazione alla popolazione. È vietata di contro lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo del territorio, in particolare regolamentazione del traffico, di vigilanza e di osservazione di protezione civile nelle aree interessate con controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e l'interdizione dei percorsi di accesso, attività assolutamente vietate. E allora l'altra domanda che ci dobbiamo porre è: ma questo volontario di protezione civile che cos'è? Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio? Se parliamo di un pubblico ufficiale, parliamo dell'articolo 357 del Codice Penale, che dice che colui che svolge una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa, e questa funzione è caratterizzata da un potere autoritativo e certificativo. Sono pubblici ufficiali le forze di polizia, la quale forza di polizia è dotata di un potere autoritativo nel dire a un automobilista se può percorrere una strada oppure no. Noi, nel momento in cui infrange una norma, quell'organo di polizia va a sanzionare quel comportamento. Di contro, nell'articolo 358, noi abbiamo l'individuazione di quelli che sono gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro ai quali prestano un servizio pubblico. E quindi la differenza tra l'incaricato di pubblico servizio e il pubblico ufficiale sta proprio nella mancanza per l'incaricato di pubblico servizio del potere autoritativo e certificativo. Tra gli incaricati di pubblico servizio noi troviamo quelli che sono i volontari della protezione civile. Da un punto di vista giuridico, naturalmente, tanto il pubblico ufficiale, tanto l'incaricato di pubblico servizio possono re rendersi responsabili di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione. Pensiamo allora al peculato: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che avendo per ragioni del proprio ufficio la disponibilità di denaro, di cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi. Quindi questo incaricato di pubblico servizio, che ha nella sua disponibilità l'auto di servizio, la va ad utilizzare per fini propri, quindi il reato di peculato, piuttosto che concussione, dove il pubblico ufficiale sfrutta il potere che per costringere o indurre qualcuno a dargli un vantaggio. Quindi in questo caso la reclusione da 6 mesi a 12 anni, come è naturalmente tra la corruzione e la concussione. Nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano di parità, quindi concordano reciprocamente questo accordo. Nella concussione invece la volontà del privato è viziata, è compressa, è alterata dal potere che esercita il pubblico ufficiale nei suoi confronti. Come possiamo avere la corruzione per l'esercizio della funzione? Quindi il pubblico ufficiale ottiene un vantaggio andandosi a mettere d'accordo con il privato, piuttosto che la corruzione per un atto contrario a quelli che sono i doveri del proprio ufficio, per arrivare all'istigazione alla corruzione oppure all'abuso d'ufficio. L'articolo 328, in questo caso, questa violazione: il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, che nello svolgimento delle proprie funzioni viola una norma, viola una norma per intenzionalmente per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Per arrivare invece alla rilevazione e all'utilizzazione di segreti d'ufficio, di notizie di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio viene a conoscenza a causa della propria attività, per arrivare infine al rifiuto di atti d'ufficio, cioè quindi il pubblico ufficiale o l'incaricato che indebitamente rifiutano di effettuare determinate attività per il quale deve eseguirle. L'usurpazione di funzioni pubbliche,
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a 2 anni. L'articolo 361 invece ci parla della denuncia del pubblico ufficiale. In questo caso, come possiamo vedere dall'articolo, questo è un reato che non potrà essere commesso dall'incaricato di pubblico servizio, in quanto è un reato specifico di colui che è dotato di un potere autoritativo e certificativo. Idem il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, perché è il pubblico ufficiale che è dotato del potere autoritativo e quindi anche certificativo. A fronte di questi reati tipici del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, questi due soggetti vengono tutelati in un certo qual modo con l'articolo 336, che tratta della violenza, e l'articolo 337 del codice penale, che tratta della resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda l'oltraggio, lo troviamo nell'articolo 341, dove si dice che chiunque in luogo pubblico, aperto al pubblico, in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale mentre svolge un compito del proprio ufficio, è punito con la reclusione fino a 3 anni. Naturalmente, nel momento in cui c'è l'interruzione di ufficio di servizio pubblico, quindi chiunque cagiona un'interruzione, una turbativa, chiunque mentre l'incaricato di pubblico servizio sta facendo il servizio di informazione alla popolazione ne turba la regolarità dello svolgimento, è punito con la reclusione fino ad 1 anno. L'articolo 651 del codice penale ci parla poi del rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, quindi chiunque alla richiesta del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale è punito con l'arresto fino ad 1 mese e con l'ammenda fino ad euro 206. Naturalmente si parla di indicazioni sulla propria identità personale, non di documenti, perché per la richiesta dei documenti c'è bisogno della qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria. Un focus non possiamo non farlo se anche sul costo del personale della polizia locale impiegato in servizi di polizia stradale nell'ambito delle manifestazioni, dove si prevede che l'articolo 22 del DL 50 del 2017 prevede che queste spese devono essere a carico del promotore organizzatore dell'evento e le ore aggiuntive effettuate dal personale di polizia locale in occasione di questi eventi non sono considerate nel calcolo degli straordinari del personale. Su questa norma, è una norma nuova, no, già vi era la normativa che prevedeva in determinate attività dei servizi a domanda individuale. E quindi l'ente locale quantizzava le spese a cui gli organizzatori dovevano sopportare. Su questa norma interviene una prima interpretazione da parte dell'ANCI, la quale non può che rispetto alla questione delicata delle spese e soprattutto dei costi del personale, non può che rilevare quello che chiaramente è scritto all'interno della norma. Arriva poi il contratto nazionale di lavoro degli enti locali del triennio 2016-2018, il quale riporta quanto sancito dal DL 50 del 2017 all'interno dell'articolo 56 ter. Il contratto nazionale di lavoro, a dir la verità, dà un altro chiarimento, ossia il problema delle ore di straordinario. Ci dice il comma 3: le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del limite massimo individuato di ore di lavoro straordinario, le famose 180 ore. Quindi questo straordinario che può andare anche oltre il limite massimo previsto dal contratto di 180 ore. E allora si pone la problematica relativo allo svolgimento di queste attività. C'è bisogno di un regolamento, l'ANCI ne ha proposto uno a livello nazionale, dove vengono individuati i servizi, dove vengono quantizzate le spese che il privato deve sostenere e soprattutto come il privato deve procedere a questo pagamento. E per gli eventi dove c'è il patrocinio del comune, naturalmente la norma parla di
promotore e organizzatore, quindi c'è bisogno che il comune sia promotore e organizzatore di questi eventi affinché possa sostenire le spese del lavoro straordinario, che abbiamo detto può andare oltre le 180 ore, abbiamo detto che non lo abbiamo detto, lo diciamo adesso, che non è possibile utilizzare i fondi dell'articolo 208 e naturalmente dovrebbe essere costituito un capitolo specifico per andare a finanziare questi eventi a carico dell'ente locale. L'adesione allo straordinario naturalmente è una facoltativa da parte dei singoli dipendenti, i quali va fatto un monitoraggio. Arriva il 26 luglio del 2018 un'interpretazione da parte della conferenza unificata, con la quale essenzialmente cosa si dice? Che nell'ambito del potere regolamentare, del potere di auto-organizzazione dell'ente locale, è l'ente locale che deve andare ad individuare quelle che sono le manifestazioni di interesse pubblico, e quindi di interesse pubblico che devono essere supportate a spese dell'ente locale, quelle manifestazioni che invece, non essendo di interesse pubblico, le spese devono essere sostenute da parte dell'organizzatore. Si pone poi l'altro problema relativo alle manifestazioni con scopo di lucro piuttosto che le manifestazioni senza scopo di lucro. A tal proposito interviene la Corte dei Conti Emilia Romagna, che con la sentenza 123 del 2018, naturalmente laddove si parla di attività, la norma parla di attività ad iniziativa di carattere privata, nulla dice per quanto riguarda, nulla dice per quanto riguarda lo scopo di lucro o meno. Alcuni sindaci chiedono come comportarsi in questi casi e soprattutto come quantizzare la spesa del personale della polizia locale e se il mancato pagamento anticipato delle somme relative al servizio di polizia stradale ad opera della polizia locale può essere pregiudizio al rilascio del titolo abilitativo. Sul primo punto la Corte dei Conti chiarisce: la norma non fa una differenziazione tra eventi organizzati da associazioni con o senza scopo di lucro. Quello che deve rilevare è l'interesse pubblico della manifestazione. Quindi l'amministrazione comunale dovrà valutare attentamente tutti quegli eventi che hanno un interesse pubblico rispetto alla comunità, per i quali farsi carico di queste spese. Nella quantizzazione delle spese c'è bisogno di andare a quantizzare il costo del personale e a questo costo aggiungere naturalmente il costo delle attrezzature dei veicoli utilizzati. Per quanto riguarda invece la possibilità di un diniego del titolo abilitativo senza il pagamento delle spese, dice la Corte dei Conti che questo non potrà mai, nell'ambito del nostro quadro normativo, essere causa di diniego dell'autorizzazione comunale allo svolgimento dell'iniziativa da parte del privato. Per questo perché, naturalmente, se da un lato il soggetto ha diritto al titolo abilitativo, per quanto riguarda la riscossione, quindi c'è tutta la procedura con l'iscrizione a ruolo come previsto dalla normativa vigente. Allora, dei casi particolari quali possono essere? Abbiamo detto che l'operatore volontario non potrà fare uso delle palette, come in questo caso. Abbiamo detto che l'operatore non potrà effettuare servizi di controllo del territorio. In questo caso, vedete, con un'auto in posizione di posto di controllo, con l'utilizzo di palette di digitraffico. In questo caso l'operatore sta appunto dirigendo il traffico che costituisce servizio di polizia stradale, che non è possibile che venga svolto da tale soggetto. In quest'altro caso vediamo un veicolo che blocca il traffico. Naturalmente i veicoli della protezione civile non è consentito svolgere questo tipo di attività. In quest'altro caso invece noi cosa abbiamo? Abbiamo un controllo, un blocco a monte della circolazione stradale con la segnaletica stradale, e successivamente abbiamo questi volontari che vanno a presidiare, a dare delle informazioni ai cittadini, informazioni ai cittadini come in questo caso, che è lo scopo previsto dalla norma
a cui devono essere utilizzati i volontari. In quest'altro caso vanno a presidiare e a dare delle informazioni ai cittadini, si vanno a presidiare, a costruire un blocco all'ingresso. Naturalmente è un'attività vietata, quindi il confine tra quello che è lecito e quello che è illecito diviene molto labile. In quest'altro caso abbiamo il volontario che l'automobilista si ferma e a questo automobilista vengono fornite tutte le necessarie spiegazioni rispetto alla deviazione eventualmente del traffico, piuttosto che al blocco della circolazione stradale, oppure all'indicazione delle aree di parcheggio. Abbiamo poi la necessità di andare a creare dei blocchi, come in questo caso. Vediamo un'area assolutamente libera dove i volontari vengono poi impiegati al di là dell'ultimo blocco, quindi nell'ambito della manifestazione, per dare delle informazioni alla cittadinanza. Informazioni alla cittadinanza che vengono, come anche in questo caso, piuttosto che in quest'altro caso, dove vengono a tutti coloro che entrano, vengono muniti di un braccialetto per procedere alla conta delle persone da parte degli organizzatori. In quest'altro caso vediamo sempre delle informazioni che il volontario dà al cittadino. Il cittadino che vede in questo soggetto che ha una divisa precisa, una precisa divisa, è il soggetto al quale rivolgersi per avere delle informazioni. Abbiamo visto anche che quando gli eventi non sono degli eventi di protezione civile, naturalmente non è possibile l'utilizzo degli emblemi. Allora ben potrei utilizzare i volontari nell'ambito di una manifestazione del genere per dare delle informazioni ai cittadini, come in una manifestazione del genere per indicare ai cittadini quali sono le uscite di sicurezza nell'ambito del piano safety di una manifestazione, della stessa manifestazione in questo caso, dare delle informazioni sul piano safety, sulle modalità di utilizzo dei vari servizi nell'ambito della manifestazione. La stessa cosa dicasi per questa tipologia di attività, oppure alla gente che è radunata in piazza per assistere al concerto, oppure come in questo caso per assistere questa esposizione di veicoli che dà sulla strada, esposizione di veicoli sulla strada. Quindi io mi fermerei qua. Per quanto riguarda la mia disamina della tematica attenente all'utilizzo dei volontari nell'ambito delle manifestazioni, e quindi inizierei a vedere in questi ultimi 30 minuti un po' quelle che sono le richieste di chiarimenti che ci sono arrivate. E allora vedo l'attività di un circolo ludico ricreativo con l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante è soggetta a licenza articolo 68, 69, 80 del testo unico. Le richieste di licenza 68, 69 TURPS presentate a nome di circoli ex arci sono esente da marche da bollo. Allora, naturalmente, se l'attività è riservata solo allora abbiamo detto che il circolo privato è una che cos'è? È un'associazione di persone che si riuniscono per perseguire determinati fini. All'interno della sede del circolo i soci possono accedere nei corsi 60 giorni dall'acquisto della qualifica di socio. All'interno della sede del circolo questi soggetti potranno svolgere qualsiasi tipo di attività senza nessun titolo abilitativo, tranne per l'attività di vendita e di somministrazione per la quale necessita uno specifico titolo abilitativo. L'organizzazione degli eventi, quindi, in questi casi è libera, non è da assoggettare a nessun titolo abilitativo, a meno che quell'evento non sia aperto al pubblico. In questo caso, naturalmente, non è un'attività riservata ai soli soci, ma aperta al pubblico, e il Ministero dell'Interno e Giurisprudenza Costante ci dicono che c'è bisogno dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 e dell'articolo 69 del testo unico. Per quanto riguarda l'esenzione da parte
dell'imposta di bollo si fa riferimento alla normativa specifica per cui le ONLUS regolarmente riconosciute, in questi casi non c'è l'obbligo dell'assoggettazione, dell'assoggettamento a bollo. In caso di manifestazione pubblica nella piazza del paese con meno di 200 persone senza alcun allestimento per lo stazionamento del pubblico, ma con solo palco, può l'intervento della commissione di vigilanza essere sostituito dalla relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato, più certificazione del palco e certificazione degli impianti per il corretto montaggio, oppure sulla base delle disposizioni di safety e security anche la piazza pubblica viene ormai considerata delimitate, quindi ingressi e uscite e conseguentemente la commissione di vigilanza. No, in questo caso non c'è l'obbligo della commissione di vigilanza. Naturalmente non ci sono aree appositamente allestite per lo stazionamento del pubblico fino a 200 persone. Le medesime competenze che ha la commissione di vigilanza sono attribuite al tecnico di parte, il quale dovrà certificare l'agibilità temporanea dell'area e quindi l'ufficio SUAP procede al rilascio del titolo abilitativo. Per autorizzare una corsa ciclistica competitiva su strade comunali con atleti minorenni è necessario avviare il piano della sicurezza. Le strade saranno chiuse con ordinanze del pubblico e del pubblico che assiste, costituito prevalentemente da genitori accompagnatori, e non sono presenti strutture per lo stazionamento del pubblico. È necessaria la licenza articolo 68. Naturalmente è una manifestazione pubblica dove partecipano delle persone che si svolge su area pubblica, pertanto è necessaria la licenza ai sensi dell'articolo 68. Per quanto riguarda il piano safety, noi abbiamo detto che il piano safety è l'incolumità delle persone. Naturalmente l'incolumità delle persone dovrà essere certamente garantita, lo è ancora di più in una manifestazione ciclistica. Se questo piano safety viene garantito dall'ente locale attraverso l'ordinanza di regolamentazione del traffico e quindi all'ente locale che se ne assume la responsabilità, l'organizzatore potrà farne anche a meno, ma naturalmente il consiglio qual è? È l'organizzatore che dovrà garantire l'incolumità delle persone nel tragitto. Tra l'altro, in questa strada che è chiusa al traffico, il rischio maggiore è quello che possa immettersi nel circuito una persona con un veicolo, un animale. Quindi, come vado a mitigare questi rischi? Dovrà essere l'organizzatore a dircelo. Le norme safety per i carri allegorici sono applicate in tutta Italia, anche nei porti, ferrovie ed aeroporti, e la norma sui varchi di accesso deve essere applicata in tutta Italia, sono esclusi per ambienti e luoghi speciali. Naturalmente, laddove c'è una manifestazione pubblica, laddove c'è una manifestazione pubblica aperta al pubblico, la norma va applicata per intero. Non ci sono, si fa l'esempio delle ferrovie e degli aeroporti. Se faccio il concerto all'interno di un aeroporto, quello diventa un luogo di pubblico spettacolo, quindi al di là se luogo pubblico o luogo privato, e quindi da assoggettare naturalmente a quelle che sono le normative vigenti. Le normative vigenti per l'attività di pubblico spettacolo, le normative vigenti per la realizzazione dell'aeroporto, le normative vigenti per eventuali altre attività. Nel caso di manifestazioni organizzate dal comune, l'ufficio tecnico che redige la relazione tecnica deve possedere dei titoli e delle qualifiche professionali precise. Naturalmente non c'è bisogno di una qualifica professionale precisa, naturalmente c'è bisogno della conoscenza della normativa specifica. Se la persona fornisce false generalità, questo sicuramente è riferito all'articolo 651. L'articolo 651 del codice penale prevede che il pubblico ufficiale possa chiedere soltanto le generalità al soggetto, mentre i documenti possono essere chiesti dalle forze di polizia, quindi con qualifiche di ufficiali agenti di polizia giudiziaria. Purtroppo ci può essere questo caso, in questi casi il
il pubblico ufficiale allerta le forze di polizia nazionale e locale che andranno in suo supporto per andare ad identificare il soggetto. Le opere provvisionali, temporanee, provvisorie, modulari, ripetitive, smontabili, ripiegabili devono essere omologate. Sicuramente sì, tutte le strutture, benché devono essere omologate, tutte le strutture devono essere omologate. Probabilmente nel quesito si fa riferimento ad opere provvisionali con quale può essere la costruzione di un gazebo. Questo gazebo dovrà avere le certificazioni la certificazione di origine e quindi di omologazione. Può dare qualche indicazione di più circa la pianificazione degli eventi a rilevante impatto locale, pianificazione che consente l'attivazione appieno del titolo di volontariato di protezione civile e cosa questo comporta anche operativamente per l'amministrazione comunale. Allora, evento a rilevante impatto locale sono quegli eventi che per la loro tipologia hanno un impatto reale sulla comunità, ossia una comunità di 500 persone nella quale all'improvviso rispetto all'organizzazione di una sagra ci arrivano 5.000 persone. Quindi in questo caso, benché la comunità, rispetto alla grandezza della comunità ed eventualmente ai servizi anche presenti, quindi c'è una criticità. Ma voglio fare un altro esempio. Possiamo avere una comunità di 100 anime, quindi un comune di 100 abitanti, nel quale ci arrivano 200 persone. Quindi anche un numero irrilevante da un punto di vista della normativa sul pubblico spettacolo rispetto alla comunità può avere un impatto, oppure rispetto al luogo dove si organizza l'evento, quale può essere una sponda del fiume, piuttosto che una zona di montagna. Quindi va fatta una verifica di questi eventi che hanno un impatto sulla comunità, e quindi rispetto a questi eventi garantire che vengano assistiti a pieno titolo dalla protezione civile. In questo caso il nostro piano di protezione civile dovrà prevedere come fare per l'attivazione in questi casi e quali moduli vado ad attivare, perché io potrei attivare soltanto la funzione viabilità piuttosto che la funzione viabilità e la funzione assistenza sanitaria. La commissione di vigilanza per l'espressione del parere deve sempre essere completa di tutti i membri, o se è irrilevante l'assenza di buona parte dei componenti, il sindaco può essere nominato membro della stessa. Naturalmente la composizione della commissione è chiaramente indicata negli articoli 141 e seguenti del regolamento di esecuzione. Il sindaco presiede la commissione, la nomina con una validità di 3 anni e presiede la commissione. È un organo perfetto, pertanto può esprimere il proprio parere soltanto con la presenza di tutti i componenti. In manifestazioni pubbliche si può ricorrere ad associazioni di volontari dei vigili del fuoco per il servizio antincendio. Se questi soggetti sono dotati del corso di livello C per quanto riguarda il servizio antincendio, sicuramente si può ricorrere a tali operatori, come previsto all'interno della direttiva Piante Dosi del 18 luglio del 2018, dove fa una differenziazione tra operatori addetti alla sicurezza e operatori addetti al servizio antincendio. Cena in piazza organizzata da associazioni di volontariato con l'installazione di palco per musica che allieta la serata da 200 a 250 posti necessita commissione di vigilanza oppure sufficiente relazione tecnica e tutte le certificazioni di corretto montaggio. Da quello che riesco a percepire, quello che è prevalente è l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per la quale viene rilasciata un titolo abilitativo alla somministrazione. Dopodiché c'è una musica di allietamento. Se per allietamento intendiamo una musica di sottofondo che va appunto ad allietare la cena e quindi i soggetti cenano senza un coinvolgimento diretto di questi soggetti. Ricordiamoci che l'articolo 124 del regolamento di esecuzione al testo unico, come modificato nel 2013, prevede che questa musica di allietamento è libera. Pertanto questa attività deve essere assoggettata solo ed esclusivamente all'attività di somministrazione, alla normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande e non anche alla normativa per quanto riguarda
le attività di pubblico spettacolo. Andiamo un attimino ad altri quesiti. Ecco qua, le richieste di licenza. Ok, questo già lo abbiamo visto. In caso di manifestazione, ho visto anche questo. Nel caso di manifestazioni organizzate, ok, rifornisce false generalità, forse allora si può scaricare. Ok, Mi sembra che può. ha risposto a quasi tutte le domande. Infatti chiediamo se ci sono qualche altra domanda in modo tale che le possiamo, che può, negli ultimi quarto d'ora possiamo continuare a rispondere. Vedo che qualche partecipante sta scrivendo in chat, mano a mano le riporto. Ok, quindi nell'attesa che arrivi qualche altra domanda a cui possiamo dare riscontro, facendo sintesi su quello che ci siamo detti, i volontari non potranno essere utilizzati ai posti di blocco delle strade, quindi che dovranno invece essere chiusi con adeguata segnaletica stradale, presidiati dalle forze di polizia nazionali e locali. Naturalmente il veicolo del volontario non potrà essere utilizzato per bloccare l'accesso all'area della manifestazione, ma questo blocco, già lo abbiamo detto diciamo, negli incontri precedenti, è la creazione di una condizione di pericolo. Pertanto questi blocchi potranno essere fatti soltanto con veicoli di polizia o eventualmente con dei dissuasori con dei, delle transenne o dei dissuasori in cemento, come abbiamo visto in questo caso, ma tale strutture dovranno essere posizionate sulla carreggiata stradale solo previa regolare ordinanza e previa posizione nella parte anteriore di quella che è la cartellonistica, la segnaletica stradale prevista dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione, perché in questo modo noi stiamo creando delle insidie stradali. Per quanto riguarda invece, vediamo, è arrivata qualche altra domanda. Allora, festa dell'Arbitra con partecipazione di 500 commensali senza spettacolo e solo somministrazione, necessita commissione di vigilanza. Allora, nel caso specifico, l'inquadramento giuridico, al pari di quello che abbiamo visto prima, è semplicemente un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o eventualmente di vendita. Come tale, non è da assoggettare a quella che è la normativa sul pubblico spettacolo, ma è da assoggettare solo ed esclusivamente alla normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande. Quando si fa il riferimento alla commissione di vigilanza, il riferimento è all'attività di pubblico spettacolo. Se a monte già diciamo che non c'è attività di pubblico spettacolo, naturalmente non necessita il parere della commissione di vigilanza. Le condizioni di sicurezza, o meglio, le condizioni di safety, ossia l'incolumità delle persone nell'ambito di quest'area dove c'è questa festa dell'Arbitra, devono essere comunque sempre garantite. Chi è colui che è deputato a garantire queste condizioni di sicurezza? Naturalmente è colui che rilascia il titolo abilitativo. Riagganciandomi al rilascio del titolo abilitativo, questo titolo abilitativo viene rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive, dove noi, a seconda dell'organizzazione dell'ente, possiamo avere uno sportello unico attività produttive che si occupa solo ed esclusivamente di andare a istruire gli atti, ma che poi a istruire la pratica, ma poi gli atti a rilevanza esterna vengono adottati da un ufficio del comune a parte, piuttosto che invece vengono adottati direttamente dallo sportello unico. Quando vengono adottati da un ufficio a parte, e questo è il soggetto al quale eventualmente fare rapporto rispetto all'articolo 17 della 689, rapporto all'autorità competente per l'emissione dell'ordinanza di sospensione dell'attività piuttosto che determinazione della somma. Quando invece lo stesso SUAP che si occupa di ciò, questi atti devono essere inoltrati al SUAP.
Visite guidate in centro storico con una trentina di persone. Al seguito occorre presenza di agenti di polizia municipale o volontari di un'associazione. Naturalmente non è un'attività di pubblico spettacolo, è una visita guidata che non è disciplinata da norme specifiche. Sicuramente nessuna norma specifica potrà prevedere la presenza di organi di polizia, soprattutto di volontari di un'associazione civica, in quanto queste persone che circolano all'interno del centro storico della città piuttosto che lungo la strada devono rispettare quelle che sono le condizioni del codice della strada e quindi camminare sul marciapiede. Nel momento in cui invece vi è questa visita guidata, crea dei problemi alla viabilità, c'è bisogno di un provvedimento, di un'ordinanza che vada a regolamentare la circolazione stradale per il passaggio di quelle persone. Se quelle persone non potranno usufruire delle aree appositamente costruite, destinate al transito dei pedoni, i marciapiedi, a questo punto naturalmente bisognerà chiudere la strada al traffico veicolare per consentire il passaggio di queste persone. In questo caso naturalmente si potrà far ricorso agli organi di polizia locale per quanto riguarda la chiusura al traffico della strada e ai volontari dell'associazione per dare informazioni e guidare questo gruppo di visitatori. A seguito di scia per spettacolo fino a 200 partecipanti, un membro della commissione può chiedere automaticamente la verifica, la rispondenza di quanto dichiarato al tecnico. Allora, a seguito di scia per spettacolo fino a 200 persone, un membro della commissione può chiedere autonomamente la verifica della corrispondenza di quanto dichiarato dal tecnico. Naturalmente la commissione di vigilanza deve essere convocata. Se a seguito di un evento di 200 persone che è possibile attivare con la relazione del tecnico di parte, il presidente e il sindaco convoca la commissione di vigilanza per andare a controllare quell'evento, è il presidente che convoca la commissione e lo sottopone a controllo. La domanda nasce spontanea: come mai vado a sottoporre a controllo quell'evento? Ho degli indizi che mi fanno ritenere che ci siano delle dichiarazioni non veritiere, delle dichiarazioni false del tecnico? Ok, c'è tutta, convoca la commissione, ma a questo punto vedrei più l'intervento degli organi di polizia che nell'immediatezza dell'evento vanno a controllare, quindi vanno ad appurare che ci sono delle dichiarazioni da parte del tecnico false, perché ha dichiarato che vengono svolte determinate attività in determinate condizioni, invece queste attività non vengono svolte. E laddove ci sono delle criticità da un punto di vista, di prevenzione incendio, e quindi chiedere l'intervento dei vigili del fuoco piuttosto che igienico-sanitario, chiedere l'intervento dell'ASL, piuttosto che da un punto di vista acustico, chiede l'intervento dell'ARPA per quanto riguarda l'inquinamento acustico, sapendo che in questo caso il 659, il disturbo alla quiete pubblica, potrà essere sempre concretizzato. Un centro polivalente con agibilità permanente per manifestazioni sportive e non deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 e 69 presentare il piano sicurezza per ogni singolo evento. Naturalmente, se abbiamo un centro polivalente dove gli è stato dato un'agibilità permanente per svolgere determinate manifestazioni sportive, alla società che gestisce il centro è stato rilasciato anche la licenza articolo 68 per lo svolgimento di questi eventi, nell'ambito di quelle condizioni di sicurezza, così come enucleate nell'agibilità definitiva e nel titolo abilitativo, il soggetto può svolgere tranquillamente la propria attività senza dover nulla presentare. Se questi atti sono stati prodotti un po' di anni fa e quindi si ravvedono delle condizioni di poca sicurezza rispetto all'incolumità delle persone, allora a quel punto va avviato un procedimento per andare a garantire maggiori condizioni di sicurezza allo svolgimento di queste manifestazioni. Qual è la disciplina e i compiti degli steward all'interno di attività di pubblico spettacolo? Gli steward all'interno di attività di pubblico spettacolo
Se parliamo di steward da utilizzare come operatore della sicurezza, non è necessario che sia utilizzato lo steward, perché naturalmente la direttiva Piantedosi del 18 luglio ci parla di operatori della sicurezza, cioè di soggetti appartenenti ad associazioni di volontariato che possono svolgere questa attività, che è un'attività di informazione, di informazione, di assistenza all'esodo delle persone. Se parliamo invece di steward, parliamo di un soggetto che è deputato a garantire la sicurezza nell'ambito di manifestazioni sportive, un soggetto che ha fatto un certo tipo di formazione iscritto nell'elenco prefettizio. Possiamo avere degli spettacoli particolari che chiedono l'assistenza di steward. In questo caso, questi soggetti devono garantire la sicurezza dell'evento o la sicurezza dell'evento rispetto a quello che viene svolto. Gara podistica in sentieri di montagna necessita autorizzazione, amministrazione e piano sicurezza. Naturalmente, in questo caso abbiamo una gara in sentieri di montagna. Se è una gara, quindi una competizione, se ci sono delle persone che assistono, è comunque un'attività di pubblico spettacolo. Un piano di sicurezza serve per l'incolumità delle persone, se ci sono degli spettatori, sicuramente sì. Vanno analizzati i rischi. Se da un'analisi dei rischi si viene fuori che non c'è nessun tipo di rischio, in quanto non ci sono spettatori e non si tratta di una gara, di una gara competitiva, a questo punto viene meno il dato come attività di pubblico spettacolo, quindi non necessita di nessun titolo abilitativo. Il collaudo delle tendostrutture adibite a somministrazione deve essere effettuato annualmente. E se sì, quale norma di collaudo lo prevede? Naturalmente nell'ambito della certificazione di questa struttura viene previsto il termine che deve essere sottoposta a revisione e collaudo periodico. Se nel certificato di collaudo iniziale è previsto che questa struttura debba essere sottoposta a revisione periodica annuale, deve essere sottoposta, altrimenti non c'è necessità di sottoporla a revisione periodica. Come si può inquadrare la manifestazione che si svolge al chiuso anche in locali adibiti, per esempio, ad attività commerciali o nell'ambito di manifestazioni fieristiche? Naturalmente, manifestazioni possiamo intendere solo attività commerciali, quindi se è solo attività commerciale, è solo attività di vendita. Se parliamo di manifestazioni fieristiche, anche qua abbiamo attività di vendita piuttosto che di somministrazione di alimenti e bevande. Se a questa attività di vendita e di somministrazione noi agganciamo anche delle attività di spettacolo, di trattenimento, quindi un teatro, un cinema, la proiezione di un film, un'attività musicale, naturalmente è attività di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 68, e quindi questa tipologia di attività dovrà essere supportata dal titolo abilitativo previsto per l'attività di vendita piuttosto che di somministrazione sulle aree pubbliche o sulle aree private, e naturalmente dal titolo abilitativo previsto dall'articolo 68 dall'articolo 68 con l'agibilità di cui all'articolo 80 previsto per l'attività di pubblico spettacolo. Per spettacoli pirotecnici in una piazza pubblica, oltre licenza di spettacolo, bisogna convocare commissioni di vigilanza e redigere piano di sicurezza. Naturalmente parliamo di spettacoli pirotecnici in una piazza pubblica. Abbiamo detto che l'accensione dei fuochi pirotecnici è disciplinata dall'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale prevede che la licenza per l'accensione di questo spettacolo venga rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa licenza, articolo 57, non è stato oggetto di trasferimento di competenza dall'autorità locale di pubblica sicurezza al comune, pertanto rimane di competenza dell'autorità locale. In questo caso,
Che succede? Noi sappiamo che autorità locale di pubblica sicurezza, il questore nei comuni sede di questura o il dirigente del commissariato nei comuni dove vi è il commissariato. Negli altri casi è il sindaco del comune. Per quanto riguarda l'accensione dei fuochi pirotecnici, vi è poi una circolare, quella del 2001 del Ministero dell'Interno, che va a disciplinare in maniera puntuale e chiara quelle che sono le distanze di sicurezza che bisogna osservare per poter consentire l'accensione dei fuochi pirotecnici. Se parliamo di accensione di fuochi pirotecnici, parliamo sicuramente di un pubblico che assiste a questi fuochi pirotecnici, parliamo sicuramente di un'area appositamente allestita per lo stazionamento di questo pubblico, che dovrà essere quindi disciplinata nell'ambito di un piano di sicurezza e verificare se anche vi è la necessità affinché questo spettacolo venga assoggettato al controllo della commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo. Sicuramente quel luogo dovrebbe essere attenzionato dalla commissione tenuta presso la prefettura per quanto riguarda la verifica dei luoghi dove effettuare gli spari. Quindi gli steward con certificazione prefettizia sono disciplinati esclusivamente dagli organi di pubblica sicurezza e non in ambito comunale. Assolutamente sì. Le attrazioni di spettacolo viaggianti installate nell'area esterna di un centro commerciale sono soggette ad autorizzazione, sono attrazioni dello spettacolo, sono attrazioni dello spettacolo viaggiante che vengono installate e che sono aperte al pubblico. Come tale, benché installate in un'area privata, devono essere autorizzate. Che intendiamo per autorizzate? Queste attrazioni dovranno avere al seguito il titolare che abbia un titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 69 per lo svolgimento di questa attività, e dovranno essere munite di un codice identificativo. Attese che sono montate all'interno di un'area privata, non devono avere occupazioni di suolo pubblico, pertanto devono garantire poi solo le condizioni di sicurezza nella gestione delle stesse. La licenza per fuochi pirotecnici può essere legata al responsabile del servizio. Assolutamente no, perché il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'articolo 57, ci parla dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Qualcuno mi potrebbe dire: si parla di autorità locale di pubblica sicurezza anche nell'articolo 69. Come ho precisato prima, l'articolo 68 e l'articolo 69, la competenza è stata trasferita dal questore dell'autorità locale di pubblica sicurezza al comune, quindi in capo ai funzionari preposti degli uffici, dei vari uffici. Per quanto riguarda invece la licenza per attività per fuochi pirotecnici, permane di competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Sono autorità locali di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione al testo unico, il questore nei comuni sede di questura, il responsabile del commissariato nei comuni sede di commissariato e il sindaco nei comuni dove non c'è uno di questi due uffici. Come inquadrare manifestazioni ricorrenti tradizionali come presepe con allestimenti nei centri storici a rappresentare vecchi mestieri e figuranti che riproducono ambientazioni antiche? È un'attività di pubblico spettacolo, è un'attività di rappresentazione, una rappresentazione teatrale, una rappresentazione cinematografica, è un'attività che deve essere assentita ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'esempio più calzante rispetto a questa attività è quella della rappresentazione teatrale. Qual è il titolo abilitativo? Articolo 68. Gara Cresap. Con prototipi di macchine senza motore, scendono su una via in discesa. Cosa devono presentare e garantire?
Naturalmente si parla di una gara, di una gara di prototipi di macchine, quindi si parla di macchine che non sono dei veicoli, che si parla di macchine che non possono circolare sulla strada, come definita dal codice della strada, quell'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali, perché qualora si concretizzano queste fattispecie, quel prototipo deve rispettare quelle che sono le norme del codice della strada, come caratteristiche del veicolo e quindi come uno per tutte, come ad esempio l'assicurazione. Quindi se questi sono dei veicoli rispetto alle norme del codice della strada, possono circolare sulle strade come qualsiasi altro veicolo. E quindi nell'ambito di una gara c'è bisogno del collaudo del percorso, se ci troviamo, c'è bisogno dell'autorizzazione di quell'articolo 9 del codice della strada, c'è bisogno comunque dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, benché all'interno dell'articolo 68 si dica che le gare automobilistiche sono sotto. Proposte a leggi speciali. Circolare del 10 aprile del 2018 del Ministero dell'Interno, che è allegata al primo webinar che noi abbiamo fatto nell'ambito di questo ciclo, ci dice chiaramente il Ministero dell'Interno che va assoggettato a collaudo il percorso qualora sia aperto al traffico con una velocità superiore ai 50 km orari, va assoggettato al verbale della commissione di vigilanza per quanto riguarda l'attività di pubblico spettacolo. Per il collaudo del percorso c'è bisogno comunque dell'apposita commissione che vada a collaudare questo tragitto. Per quanto riguarda invece la commissione di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, queste due commissioni potranno insieme fare il sopralluogo e dare il proprio parere rispetto allo svolgimento di questa attività. Comunque si tratta di gara, comunque si tratta di manifestazioni con la presenza del pubblico e pertanto è un'attività di pubblico spettacolo che va assoggettata alle norme di sicurezza. E se partiamo dal concetto, così come ci siamo detti, che le norme di sicurezza, l'incolumità, la safety, l'incolumità delle persone la dobbiamo esprimere, la dobbiamo andare a richiedere, a verificare in qualsiasi evento dove ci siano delle persone, anche in questo caso c'è bisogno di andare a verificare l'incolumità delle persone. Incolumità delle persone che dovrà garantire l'organizzatore dell'evento. A meno che l'ente locale si voglia garantire, voglia fare lui da garante rispetto a questa attività, c'è bisogno però di qualcuno che si assuma la responsabilità di quello che viene fatto. E come abbiamo detto sempre nel primo webinar, noi dobbiamo partire dall'analisi dei rischi, c'è bisogno che qualcuno faccia questa analisi dei rischi e rispetto a questa analisi dei rischi, ai rischi individuati, vada a mettere nero su bianco quelle che sono le azioni per poter mitigare questi rischi. Se quelle azioni possono essere messe in atto Grazie. dall'ente locale Grazie attraverso i infinite. propri Vi organi, che faccio può essere anch'io, stavo leggendo i complimenti che l'ente arrivano locale. Naturalmente questi nella queste chat, queste uno tra responsabilità tutti, dovranno la essere chiarezza e le capacità garantite espositive del docente sono dall'ente esemplari. Dunque, mi associo come a tutti gli altri complimenti. Ringrazio anche la dottoressa Feletic con la quale abbiamo collaborato per la produzione di questo ciclo. Grazie ancora al dottor Domenico Giannetta e grazie ancora a tutti voi per aver partecipato. E ci vediamo al prossimo ciclo. Buon proseguimento a tutti.